L'indagine è iniziata da alcune intercettazioni telefoniche che sono iniziate grazie al NOE nell'immediatezza del terremoto. Nel mese di giugno le intercettazioni sono un po' successive. Si è arrivati a questa richiesta al GIP tramite lo studio delle intercettazioni, la verifica di alcune cose che sono state fatte, l'acquisizione di atti e soprattutto molte intercettazioni telematiche che ci hanno dato la possibilità di acquisire atti prima del deposito. Poteva comportare le sondazioni, allora quella zona lì è una zona, vabbè, tutti i fiumi abbiamo imparato da poco che tutti i fiumi in Italia sono zone vincolate paesaggisticamente, hanno dei vincoli particolari. Il fiume Vera in una parte è proprio una zona tutelata, quella non è la parte che loro hanno approfittato di, sì, hanno proprio rotto veramente l'argine, non è la parte vincolata totalmente. Però rompendo praticamente l'argine che era stato fatto in cemento armato, era stato fatto proprio per evitare che in quella zona il fiume sondasse, c'è il pericolo serio che se il fiume naturalmente si riempie, le case che sono a fianco corrono un grosso E rischio. questo è un grosso problema.